Ben ritrovati a tutti, eccoci pronti anche questa sera a cucinare assieme. Quest'oggi ci prepareremo una torta un pochino diversa rispetto al solito, nel senso che pur utilizzando sempre gli ingredienti che abitualmente abbiamo in casa, l'ingrediente principale di questa torta sarà il pane. Ho pensato così di proporvela proprio perché in questo periodo così di limitazioni, poteva essere interessante utilizzare al meglio tutto ciò che c'è rimasto a disposizione in dispensa. Quindi, ad esempio, il pane che magari non avete utilizzato la sera prima, ecco che vi può tornare utile non soltanto per fare del pangrattato oppure l'utilizzo per gli impasti di polpette o di ripieni, ma quest'oggi proprio lo utilizzeremo per crearci una vera e propria torta. Facciamo proprio un tuffo nel passato, no? Quando ancora i nonni ci hanno fatto crescere con il pane latte, no? Le colazioni al pane latte, anzi adesso apriamo anche un sondaggio, visto che ci siamo. Quanti di voi sono cresciuti a pane latte a colazione? Leggiamo un po'. Daniela, ciao cara, ciao Daniela, come stai? Tutto bene? Saluto Walter, saluto Rosalia, Enrico, chef, sempre presente nella pagina, grazie mille. Bene, allora, cominciamo subito con il prepararci un po' la torta e vi illustro un attimo i passaggi. Un attimino, solo che sposto un pochino il telefono in modo che vediate un pochino meglio. Nel frattempo trascino un attimo i messaggi così do spazio al video. Se non leggete a pieno campo, trascinate anche voi i messaggi sul lato di destra così vedete tutto. Allora, primo step, ragazzi. Pentolino, accendiamo l'induzione e andiamo ad ammorbidire, nonché a sciogliere un pochino gli 80 grammi di burro. Allora, intanto che si scioglie un pochino, andiamo avanti con gli altri passaggi. Ok? Allora, sposto un po' le varie attrezzature di casa in modo che così riusciate a vedere un pochino meglio a pieno campo. Ecco qua. Ok, allora, primo step abbiamo detto ammorbidiamo il pane, poi prendo dei fichi secchi che ho già tagliato a pezzettini e vado ad inserire un 30 ml di grappa in modo che così, oltre ad ammorbidire, mi va anche ad aromatizzare il tutto. Ecco qua, erano già dosati, quindi sono tranquilla. Ok, quindi lasciamo ammorbidire un attimino, lasciamo in disparte i fichi secchi e prendiamo il pane, no? Che abbiamo detto che è l'ingrediente principale di questo impasto. Allora, io l'ho già tagliato a dadini, me ne resta giusto un paninetto, che lo taglio così con voi, giusto così vediamo più o meno la dimensione del taglio, semplicemente si fanno dei cubettini, ok? Allora, io normalmente utilizzo il pane al latte, però qualsiasi tipo di pane può andare bene, non c'è nessun problema. Ecco qui, quindi si tagliano proprio così a pezzettini, tanto dopo li andiamo ad ammorbidire. Adesso versiamo proprio il latte che ci servirà per ammorbidire il tutto. Allora vedrete che questa torta vi risulterà, poi la vedrete perché ne ho preparata anche già una per farvela vedere già cotta. Sarà una torta estremamente morbida, molto gustosa e anche bella alta, quindi anche impattante, diciamo, alla vista. Allora, abbiamo detto 300 grammi di pane, andiamo ad inserire 700 ml di latte, sto anche un po' attenta che magari non mi ci scivola. 700 ml di latte intero, se volete potete anche utilizzare del latte senza lattosio. Nel frattempo abbasso un pochino, ecco qui l'induzione per il burro. Prendiamo anche un mestolino e così andiamo ad ammorbidire bene. Do un'occhiata ai messaggi. Allora, Alessandra, buonasera, Francesco, benvenuti. Ecco qui. Allora, ammorbidiamo un attimino il pane, intanto che sta qui, noi continuiamo con il resto del procedimento, vedrete veramente si sta un attimo a prepararla, è super adatta per le colazioni, ma anche per tutte le merende. Ecco qui, allora noi lo lasciamo un attimo così ammorbidire, lo mettiamo qua in parte, nel frattempo ci prendiamo una ciotolina e andiamo a romperci due uova intere. Poi
Dopo questo aggiungiamo lo zucchero, che sono un 130 grammi, ma comunque poi dopo a fine diretta vi segno tutte le dosi degli ingredienti, quindi non serve che prendiate nota, li trovate dopo. 130 grammi di zucchero, ok? Ecco qua. Allora, adesso prendiamo il nostro bel elettrodomestico, vediamo che siano fissate le frustine, non come l'altra volta che mi sono partite. Ecco qui. E andiamo un attimo a montare le uova con lo zucchero. Facciamo un po' di rumore, lo sapete che quando accendiamo in cucina facciamo disastro. Ok, approfitto per chiedervi se l'audio va bene, se anche l'inquadratura è a posto, se tutto funziona. Approfitto di voi per avere qualche feedback. Ok, le uova ormai le abbiamo montate, ci resta che andare ad aggiungere il burro, come vi dicevo prima, ammorbidito, questi 80 grammi, ecco qui, ben fatto. Adesso andiamo a dare un'ultima mescolata. Ok, ora spostiamo il tutto, ecco qui. Prendo un attimo un piccolo canovaccio, in modo che do una piccola pulita anche al banco. L'ero dimenticato di tenermelo a portata. Ok, allora, riprendiamo l'impasto che abbiamo detto a base di pane. Abbiamo inserito il latte, adesso si è già, vedete, bello ammorbidito. Inseriamo le uova che abbiamo montato con lo zucchero e il burro. Poi all'interno di questo impasto, io adesso vi do, diciamo, gli ingredienti che normalmente utilizzo io, però come in tutte le ricette, ognuno di voi può anche un pochino personalizzarsele. Io andrò a inserire un 50 grammi di noci, poi metterò anche un 50 grammi di mandorle. Ho preparato anche dei fichi secchi, come avete visto, inseriti all'interno della grappa. Volendo si possono sostituire con dell'uvetta, oppure ancora potrebbero essere delle prugne secche se vi piacciono, o anche delle albicocche disidratate. Quindi ognuno di voi poi, in base ai propri gusti, può decidere di inserire quello che più piace. Ok, allora adesso prendiamo le nostre noccioline, le spezzettiamo anche un po', magari così anche con le mani, senza dover stare tanto a essere precisi, anche se vi resta qualche pezzettino un pochino più grande, è bello trovarlo nell'impasto. Ciao Roberto, Patrizia, buonasera, Claudio, benvenuto, sempre un piacere vedervi presenti, grazie, mi fa molto piacere. Ecco qui, ok, queste sono già sminuzzate, quindi va bene così. Ecco, per quanto riguarda le mandorle, io le tengo intere, perché proprio a me piace trovare il pezzetto. Se poi invece voi gradite di più spezzettarlo, lo potete fare tranquillamente. Diamo un'altra mescolata al tutto, quindi è una ricetta un pochino diversa, un pochino insolita, no? Come torta. E quando l'avevo preparata, ho detto, ma chissà se sarà interessante per il pubblico. Poi quando l'ho mangiata ho detto sì, questa mi piace, mi convince, perché poi alla fine deve piacere prima di tutto anche a chi la prepara, perché deve essere convinto, no? di ciò che vuole proporre agli amici. Quindi io spero abbiate il piacere di provarla, che così poi mi darete anche voi, insomma, la vostra opinione. Ok. Allora, adesso mescoliamo il tutto, lascio un attimo da parte, prendo anche un altro ingrediente, proprio come dicevo prima, per cercare di utilizzare al meglio tutto ciò che abbiamo in dispensa. In questo caso sicuramente vi sarà rimasto anche a voi qualche pezzo di cioccolato o delle uova pasquali. Prendo un attimo la cioccolata che l'ho lasciata qui in frigo, ecco qua. Quindi anche per quanto riguarda le uova così di cioccolato, potete tenerla per fare o delle glasse di cioccolato, oppure la sminuzzate come faccio adesso, per inserirla all'interno delle torte, no? Invece di prendere le gocce di cioccolato già pronte, ce
le prepariamo, potete anche inserirle all'interno di un recipiente e tenerle a disposizione. Vediamo se si taglia questo pezzo. Ecco, se è bello indurito. Letizia, buonasera, benvenuta. Ciao Pino. Ecco qua, quindi un po' di cioccolato, io metto cioccolato al latte, potete utilizzare anche cioccolato fondente oppure del cioccolato bianco a seconda di quello che avete, quindi è una torta che vi permette proprio di utilizzare veramente una serie di ingredienti che possono essere rimasti inutilizzati dal periodo pasquale. Anche per quanto riguarda il pane, c'è stata la volta che ho inserito anche, magari ho tolto una piccola dose di pane, ho inserito un pezzettino di colomba pasquale che mi era rimasta, risulta leggermente più zuccherata, ma non di molto, quindi potete andare tranquilli. Ecco qui, quindi vedete, l'impasto è molto morbido, lo troverete anche un pochino liquido, ma non c'è nessun problema perché questa torta andrà in forno per circa un'ora, un'ora e cinque minuti. Poi occhio e croce, bisogna sempre dare un'occhiata anche al vostro forno. E si asciugherà bene tutto questo impasto, si asciuga, farete la prova stecchino. Per vedere quando è pronta, lo stecchino non dovrà essere, diciamo, sporcato dall'impasto, però dovrà risultarvi comunque umido, perché comunque la torta resta bella, bella morbida, e quindi con la prova stecchino, quando lo stecchicadente è umido, è perfetta, pronta per essere tolta. Ok, allora l'impasto è pronto, ora ci prendiamo uno stampo, con anche una carta forno. Allora, stampo della torta, io utilizzo uno stampo 21 proprio perché voglio che mi risulti bella alta, d'accordo? Se volete usare uno stampo un po' più grande, sapete che vi risulta un po' più bassa e anche nella cottura probabilmente dovete tenervi un pochino più indietro. Allora, carta da forno l'ho inumidita, che così oltre a non sporcare la tortiera più di tanto si adatta bene allo stampo, tanto il burro non ci serve perché l'abbiamo già inserito all'interno dell'impasto. Adesso stiamo a metterla un pochino bene in modo da non fare troppe pieghette poi per quando la togliamo dal forno. Ok, adesso versiamo il composto, vediamo se ci riesco, perché questa terrina è bella capiente. Ecco qui. Quindi rovesciamo il tutto. Chiaramente questo impasto non andrà a lievitare, no? Non abbiamo messo lievito, quindi si alzerà leggermente, giusto un centimetro rispetto a quello che vedete. Per questo appunto vado ad utilizzare uno stampo anche di questa misura. Allora, adesso lo stendiamo bene bene. Ecco qua, vedete, alla fine si prepara veramente in un attimo. Il più è il tempo che deve stare in forno, ma poi alla fine quando lo inserite fate le altre faccende di casa e vi trovate la torta pronta. Ecco qui. Ok, quindi livelliamo il tutto interno, perfetto. Ora vado a infornare, apriamo bene il forno, pronti qua, andiamo a inserircela e così tra un'oretta ce l'abbiamo bella che pronta. Ok. A questo punto pulisco un attimo il banco, vi faccio vedere la torta che ho preparato prima, così vedete un po' anche l'altezza e come risulta. Ok? Quindi stasera c'ho doppia torta, poi facciamo delivery. Allora, ecco qua. Quindi prendiamo la torta che ho preparato prima, vedete, vi risulta bella alta, vediamo se l'inquadratura c'è. Potete tenerla così, oppure potete anche, se vi piace, inserire un po' di zucchero a velo, io ce lo metto, comunque è sempre piacevole, ok? Quindi diamo una bella spolverata di zucchero a velo, poi tagliamo una fettina, mi spiace che non siete qui con me, se no, insomma, faremo l'assaggio, almeno per avere anche un po' l'opinione, no? Un'opinione indiretta. Ok, tagliamo, anche se il coltello non è proprio quello adatto, ma vi faccio vedere un po' come risulta. Ecco qui la fettina di torta pronta per la colazione. Vedete? Quindi l'impasto è molto molto soffice, molto molto buono.
ecco qua la torta l'abbiamo fatta. Bene signori, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, attendo una considerazione, una vostra opinione se avrete voglia e piacere di provarla, e poi ci vediamo magari tra una decina di giorni, faremo un'altra diretta, come promesso vi avevo detto che volevo prepararvi una sorta di secondo, visto che lo pubblico sempre poco, di solito sono più sugli antipasti o sui dolci, questa volta faremo anche un secondo, va bene? Allora io vi ringrazio della presenza, vi saluto e vi auguro una buona cena, una buona serata. Ciao a tutti, grazie.